Cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, vi do il benvenuto al nostro appuntamento quotidiano con la preziosa parola di Dio. Il testo che analizzeremo oggi si trova in Seconda Tessalonicesi, al capitolo 2, i versetti 16 e 17. E dicono così: Ora, il Signor nostro Gesù Cristo stesso, e Dio e Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato per grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni buona parola ed opera. A me piacciono molto le due epistole ai Tessalonicesi. Questi credenti mi fanno tenerezza e simpatia. Erano stati molto colpiti da quello che aveva detto loro Paolo nella prima epistola e avevano interpretato male le tempistiche del ritorno di Gesù. Alcuni erano davvero preoccupati, oserei dire sgomenti, perché erano convinti che Gesù fosse già tornato e avesse già rapito i credenti. Ecco perché Paolo decise di scrivere una seconda epistola, proprio per chiarire i punti che erano stati mal compresi. Dopo aver analizzato la situazione emotiva dei Tessalonicesi, possiamo capire meglio il messaggio che Paolo voleva dar loro e che sicuramente vale anche per noi oggi, anche se sappiamo bene che Gesù non ha ancora rapito sulle nuvole del cielo i credenti, è qualcosa che deve ancora avvenire e su questo non c'è nessun dubbio. Abbiamo questa grande speranza che Paolo chiama beata speranza nell'epistola a Tito. Con essa i nostri cuori sono consolati e la nostra attitudine verso la vita e verso il prossimo sarà proprio un riflesso di essa. Preghiamo insieme. Ti chiedo, Dio Padre Onnipotente, di fortificarci nella fede, di far sì che possiamo far brillare la tua luce in un mondo di tenebre solo ed esclusivamente alla tua gloria. Amen.